Ciao ragastronomi, oggi voglio parlarvi di una cosa importante, che non è importante se andate in enoteca o al supermercato, prendete la bottiglia e fra amici la finite in una serata, ma è essenziale se acquistate delle bottiglie per tenerle nel tempo. Che so, comprate un Barolo del 2015, che sarebbe un infanticidio bere ora, e volete apprezzarlo in tutta la sua bontà, in tutto il suo splendore, allora lo dovete conservare per qualche anno. E come fare per evitare che diventi aceto, che diventi ossidato, che abbia un sacco di difetti? Allora, qualche segreto. Lo dovete mettere innanzitutto in un luogo che non abbia la luce puntata, in cui la bottiglia non abbia la luce puntata. Ci possa essere una luce diffusa in cui voi potete lavorare, potete andare a prendere le bottiglie, potete andare a vedere se avete quella bottiglia invece che comprarla, insomma, in cui potete lavorare, ma una luce diffusa e un po' soffusa. Primo requisito. Secondo, temperatura e umidità. La temperatura deve essere fra i 10 e i 15, anche 18 gradi, non muore nessuno, però non più alta. L'umidità 70%, 65-70%. Non più bassa, perché? Perché abbiamo generalmente le bottiglie che conserviamo non hanno il tappo Stelvin. Il tappo Stelvin è fatto generalmente per le bottiglie di pronta beva, non per quelle che devono invecchiare. In genere abbiamo il tappo di sughero. Se c'è scarsissima umidità, cosa succede? Il tappo si secca, quindi si restringe, passa l'aria, il vino si ossida, lo buttiamo. Ma lo buttiamo anche se c'è troppa umidità, perché si rischia il formarsi delle muffe. Quindi temperatura, umidità e luce le abbiamo sistemate. Altra cosa, nella cantina teniamoci il vino, non usiamolo come locale di sgombero o locale in cui mettiamo qualsiasi altra cosa. Per esempio, banditi, salami, prosciutti, tutte quelle cose succulente tanto profumate, e gli odori entrano nella bottiglia. Il tappo sappiamo che ha una microossigenazione, entrano i profumi. Così come non lo mettiamo in garage dove arriva la macchina col tubo di scappamento ancora avviato e la benzina entra nel vino, così come le vernici. Insomma, deve essere un locale anche dal punto di vista degli odori asettico, ovviamente un locale pulito. Poi, infine, come posizioniamo le bottiglie? Le bottiglie le mettiamo in orizzontali, perché? Per lo stesso motivo per cui ci vuole una certa dose di umidità. Vale a dire, il liquido, il vino, deve bagnare il tappo in modo che rimanga espanso e non si secchi e quindi non ci sia la microossigenazione. Altra accortezza, le bottiglie come devono essere disposte fra bianchi e rossi? Le bottiglie dei bianchi verso il pavimento, non a contatto, sempre per il problema di eventuali muffe e anche della sporcizia. E poi, man mano, bianchi più giovani più strutturati, rosati, rossi, rossi più strutturati. Il motivo? La temperatura. Fa più freddo più verso il pavimento perché il calore sale. Sappiamo che, anzi lo vedremo in una prossima puntata, quali devono essere le temperature di servizio del vino. Ma in ogni caso, accenniamo già, i vini bianchi vanno bevuti a temperature più basse rispetto ai vini rossi. Avrete così fatto la vostra bella cantina e vedrete che soddisfazione poter prendere una bottiglia e degustarla dopo anni e anni, per vedere la massima espressione quando un vino è davvero pronto prima di scollinare alla maturità. Un altro suggerimento, l'ultimo che vi voglio dare. Mettete degli spaghi con attaccato un'etichetta e scrivete, fate un po' la carta d'identità del vino come vedete in fondo alle mie puntate di Divino TV. Mettete di cosa si tratta e l'annata quantomeno, in modo che tutte le volte non stiate a sballottare le bottiglie. Poverine, sapete che il vino è sensibile, sballottandolo gli date delle sollecitazioni non proprio gradevoli che lo possono destabilizzare, soprattutto se si va in là con gli anni.
ora non mi resta che salutarvi, vi ho dato un bel po' di informazioni, mi raccomando, degustate con moderazione e rispettate la natura. Alla prossima puntata!